Visto il successo del video dedicato ai pro e ai contro delle chitarre Gibson, ho deciso di continuare con questo format e questa volta è il turno di Fender. Ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio di liuteria, io sono Andrea Marcellan e come sempre vi do il benvenuto a questo nuovo contenuto dove, come abbiamo visto, parleremo dei pro e dei contro delle chitarre Fender. Come 2 settimane fa, quando ho fatto il video dedicato alle Gibson, spezzerò a metà questo video prima i pro e poi i contro, perché verrebbe un video inutilmente lungo e tedioso. Non voglio annoiarvi, ma anzi voglio un po' sollecitare la vostra attenzione, il vostro desiderio di scoprire sempre cose nuove riguardo a questi bellissimi strumenti, per cui partiamo prima con il video dedicato ai 5 Pro. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e che nelle informazioni del video trovate il link ai canali come quello Telegram, dove cerco di mettervi quasi ogni giorno finché trovo qualcosa di veramente allettante, offerte riguardo strumenti musicali, accessori, attrezzature da studio o magari anche didattica sulla musica. E trovate anche il link al canale Discord dove, bene o male, se venite a vedere, siamo un bel numero, ci troviamo tutti i giorni a chiacchierare sia di chitarre ma anche del più e del meno, anche solo per farsi due risate. Sempre nella descrizione del video trovate il link agli altri miei canali di social come Instagram, TikTok, Facebook, dove sostanzialmente troverete le stesse cose che trovate qua sul canale YouTube, ma magari voi preferite usare Instagram o insomma altri social, e così insomma rimanete aggiornati su quello che faccio anche da lì. Prima di addentrarci nei 10 Pro delle chitarre Fender, ci tengo subito a mettere in chiaro che, come nel video dedicato alle chitarre Gibson, non sarà un video puntato a dire le Fender sono le migliori chitarre del mondo, né a dire le Fender sono le peggiori chitarre del mondo. Con i 10 Pro e 10 Contro io cerco solo di mettervi a disposizione degli elementi che magari non a tutti saltano all'occhio, per valutare con più attenzione e fare un acquisto più consapevole nel momento in cui andate a fare, appunto, a comprarvi una chitarra marchio Fender, perché sappiamo che comunque, come nel caso Gibson, non parliamo di chitarre economiche, e affrontare l'acquisto in modo più consapevole, per come la vedo io, è un aspetto che ha il suo peso, ha la sua importanza. Partiamo col punto zero. Perché punto zero, vi chiederete voi? Perché io ho un legame particolare con la Fender Stratocaster. Infatti questo strumento, quasi questo strumento, perché la mia preferita non aveva la verniciatura metallizzata ma aveva un sunburst con venatura vista e tastiera in palissandro, è la chitarra per cui ho cominciato a fare il liutaio, a costruire chitarre. Ovvero, mi stavo diplomando e volevo farmi regalare una chitarra così dai genitori, perché ho detto: cavolo, dai, finalmente mi tiro fuori da queste scuole superiori e mi faccio fare un regalo, è dovuto, cioè me lo merito, insomma, finalmente. Sono andato su internet a guardare cosa costava questa chitarra, ho visto il prezzo e ho subito capito che non mi avrebbero mai regalato una chitarra come questa. Non perché non me la meritassi, magari, però insomma aveva un prezzo che non tutte le famiglie potevano a suo tempo dire sì, va bene, tot, te la compro. E questa forse è una delle cose che mi ha insegnato di più nella mia gioventù, chiamiamola così, non che io sia vecchio adesso, però quando ero un ragazzino, questo fatto di non poter prendere tutto quello che volevo mi ha sempre spinto a riparare le cose, ad aprirle, controllare come erano fatte, vedere se c'era una soluzione. E nel caso della Fender Stratocaster è stato arrivare il giorno dopo aver visto che il prezzo era troppo alto e non potevo permettermelo, a svegliarmi la mattina e pensare: beh, ma magari me la posso costruire la chitarra, alla fine è legno e so dove andare a trovarlo del legno, a Padova, perché basta andare in un deposito di legname e comprarlo, meccaniche, elettroniche, ponte, so che si comprano su internet, magari posso davvero costruirmela. E così ho passato praticamente le 3 settimane prima del mio diploma di maturità, dove avrei dovuto studiare, a cercare forum per documentarmi su come fare una chitarra elettrica. E così io sono arrivato al giorno del diploma, dove mi hanno chiesto: dove andrai all'università finito qua? Io ho detto: no, io voglio fare il liutaio. Tutto successo nel giro di 3 settimane per il mio amore per una Fender Stratocaster Sunburst con tastiera in palissandro, chitarra che 18 anni dopo quel giorno io ancora non posseggo. La storia è questa. Però insomma, non vorrei
farvi perdere altro tempo perché già il video sarà sicuramente lungo al punto da averlo dovuto spezzare in due, quindi cominciamo subito. Punto primo, se voi andate sul sito di Fender e vedete quanti modelli producono, beh, vi renderete subito conto che sono molti più di quanto voi pensiate. Ma se noi andiamo a guardare Stratocaster e Telecaster, sono indubbiamente, per quanto riguarda la Stratocaster in particolare, due delle chitarre più famose, vendute e copiate ovviamente di tutto il panorama delle chitarre elettriche al mondo. Questo cosa significa? Significa che è anche lo strumento dove è più facile trovare in assoluto ricambi di tutte le fasce di prezzo, per cui sia super economici che a metà strada che super costosi, ma ce ne sono di tutti, liberamente per tutte le tasche, di tutte le forme, di tutti i colori, perché non è solo una questione di trovare ricambi magari dorati, cromati, neri o color canna di fucile, che è una cromatura abbastanza scura, ma si trovano anche, per dire, ponti decorati. Battipenna di tutti i colori, voi non avete idea, ci sono, penso di aver visto da un solo produttore qualcosa come 20-25 colori diversi, quindi dal bianco al nero, che sono i più classici, al tartarugato e al madre perlato in tutte le colorazioni possibili e immaginabili. Quindi se voi avete in mente di modificare il più possibile a livello estetico una chitarra e non diventare matti a livello di costi, la Fender Stratocaster, ma anche la Telecaster, vi offre una varietà enorme di ricambi per tutte le tasche e per tutti i tipi di estetica. Punto secondo è il prezzo. Infatti Fender ci riesce a fornire degli ottimi strumenti, come la serie Player, già a partire dai 650-700 euro. Questo tipo di strumento, la Player, in realtà sarebbe una sorta di ex chitarra messicana, quindi la Fender Messico. Però insomma sono già strumenti di ottima qualità, fatti molto bene con i legni tradizionali e con tutte le carte in regola per essere un ottimo strumento per cominciare. Si passa poi andando verso gli American Standard, perché in realtà ci sono decine e decine di sottomodelli nella Fender Stratocaster e anche nella Telecaster, dove uno perde la testa a capire quale è quello che vuole. Insomma, comunque passando dal lato America, si parla di 1250-1300 euro, già si comincia a trovare qualcosa, per cui parlando di Fender e non sottomarchi, ci rendiamo subito conto che il punto di partenza per avere uno di questi strumenti è relativamente basso. Ovviamente non è per le tasche di tutti, come abbiamo detto nella mia stessa esperienza, però 650-700 euro, 1200 per una chitarra che uno poi magari tiene tutta la vita, non è un ostacolo poi così insuperabile. Punto numero 3, le chitarre Fender sono strumenti resistenti. Vi ricordate quando abbiamo parlato del manico inclinato e della paletta inclinata della Gibson? Beh, vedete qua invece come il manico è perfettamente dritto e la paletta a sua volta è perfettamente dritta. Questo è semplicemente stata una scelta dal punto di vista costruttivo per eliminare una lavorazione in più, però il fatto di avere la paletta così dritta e il manico in un pezzo unico fa sì che lo strumento è veramente veramente difficile che se ci cade si rompa, per cui magari si ammaccherà in modo più o meno vistoso, ma è veramente veramente difficile che si rompa. Io in 15 anni non ho mai dovuto riattaccare una paletta a una chitarra Fender. Punto numero 4 è il manico avvitato. Come vedete, o come avrete sicuramente già visto, nel caso delle chitarre Fender il manico appunto è fissato con quattro viti. Questo significa che, anche se abbiamo detto che è veramente difficile che il manico si rompa, la paletta si rompa per come è costruito, il fatto di avere la possibilità di smontare il manico con quattro semplici viti ci permette di fare qualsiasi tipo di riparazione in maniera molto facile, che può essere vista da entrambi i casi. Non so, qualcuno non si accorge che c'è la vostra chitarra per terra e salta sul manico e lo spacca? Basta comprare un manico nuovo, via quattro viti, si rimette il manico nuovo, quattro viti si fissa e siete a posto. Oppure, che ne so, fate un danno sulla vernice del vostro corpo e non avete voglia di pagare una persona per sverniciarlo completamente, riverniciarlo e volete cambiare solo il corpo, e basta togliere quattro viti, salvate il manico, prendete un corpo nuovo e avete la vostra chitarra nuova. Punto numero 5 è un punto abbastanza sull'estetica, ovvero lo vedete chiaramente come esempio qua, la tastiera in acero. C'è a chi piace, c'è a chi non piace, ma c'è da dire che vi dà un'ulteriore possibilità in più dal punto di vista estetico di trovare proprio la quadra del vostro strumento ideale
nell'accoppiata della verniciatura coprente o meno sul corpo, della paletta o del colore dei pomelli, potete proprio sbizzarrirvi. E il fatto di avere la tastiera in acero, che sia lucida o satinata, perché c'è anche questa possibilità, vi dà veramente una possibilità ancora in più di dire: lo strumento non è solo suono, ma è anche estetica. Punto numero 6 è il tremolo. Non tutte le chitarre Fender hanno il tremolo, ma ci sono diversi modelli che ce l'hanno, fatto in un modo, fatto nell'altro, insomma una leva del vibrato ce l'hanno, e permette di fare cose che altre chitarre che invece non hanno assolutamente nulla non permettono di fare. Una delle cose belle di avere il tremolo è che se ci interessa lo possiamo usare in un senso. Se ci interessa lo possiamo usare anche nell'altro, se non ci interessa per niente possiamo tenercelo e semplicemente bloccarlo in modi anche relativamente semplici ed economici senza perdere troppo tempo, però insomma è una cosa in più che usata o non utilizzata abbiamo. Se vi interessa poi approfondire l'argomento tremolo, ho fatto dei video dedicati, vi lascio il link qua in sovraimpressione. Punto numero 7, l'ergonomia. Che cosa intendo per ergonomia? Allora, la Fender nell'arco del tempo ha cambiato più volte la raggiatura della tastiera, quindi la bombatura della tastiera. E, però tutt'oggi continua a produrre strumenti che si richiamano a quelli passati, dove questa raggiatura può essere di 7,25 pollici, 9 pollici, 12 pollici, insomma, più o meno arcuata, e questo significa per tanti chitarristi trovarsi più o meno a loro agio con questo tipo di raggiatura e quindi poter scegliere avere una maggiore possibilità di scegliere lo strumento adatto alle loro necessità. Non si può dire lo stesso di tutti gli altri marchi, perché alcune marche usano sempre lo stesso tipo di raggiatura, alcune ne hanno usate un paio, ma prevalentemente per la stragrande maggioranza usano sempre lo stesso tipo di raggiatura. Punto numero 8, secondo me non da sottovalutare, è il fatto che per come sono concepiti i ponti delle chitarre Fender, che sia il ponte fisso tipo Telecaster o che sia il ponte tremolo tipo Stratocaster, è facilissimo regolare tutti i parametri che riguardano intonazione e altezza delle corde, perché possiamo agire singolarmente su ogni singola selletta e decidere se ne abbiamo la necessità, magari perché abbiamo anche solo per il fatto che abbiamo un difetto sulla tastiera, su un tasto, solo su una corda, possiamo prendere e alzare solo quella corda di pochissimo per far sì che quando andiamo a suonare determinate note non ci siano problemi come friggiture, sbattimenti, le solite cose di cui abbiamo parlato in tanti video. Quindi significa che possiamo fare veramente un'intonazione fine su tutte le corde e possiamo fare un setup regolato al millesimo di millimetro su ogni singola corda in base alle nostre necessità. Cosa che invece se abbiamo un ponte come per esempio è il Tunomatic, che ha una curvatura fissa, non possiamo fare. Cioè possiamo solo alzare, abbassare e inclinare, ma non regolare singolarmente le singole sellette. Punto numero 9, rimaniamo in argomento ponti perché per come sono concepiti i ponti di Fender, abbiamo la possibilità di usare indiscriminatamente e senza ansie tutti i tipi di corda dalle 0,8 alle 0,12. Questo perché, intanto, dal punto di vista delle corde super fini, avere la scala più lunga, 25,5 pollici, ci permette di gestire un pochino meglio, con più serenità, le corde molto molto fine, perché sappiamo che più lunga è la scala, più tensione ci vuole per andare in nota e quindi corde super fine sapete che tendono a essere un po' frustanti, sbattocchiose, proprio perché sono molto molto elastiche, molto molto fini, e avere quei 2 cm in più di scala ci permette di averle a una tensione un pochino più godibile. Ma allo stesso tempo, sia 0,8 che 0,12, è facile intonare lo strumento, ovvero regolare le ottave, con tutto questo range di corde, perché le sellette delle chitarre Fender hanno un'ampia escursione, cosa che non si può dire invece nei ponti, per esempio Tunomatic, visto che abbiamo fatto 2 settimane fa il video dedicato a Gibson, dove la corsa delle sellette è veramente limitata. E per chi è possessore sa bene che uno dei problemi, per fare un esempio, delle Gibson è per il Sol, è veramente difficile portarlo ad intonazione perfetta già con le corde normali, quindi che ne so, 0,10. Se parliamo già di corde 0,11 diventa drammatico, non parliamo di montare delle 0,12 perché diventa praticamente impossibile intonare lo strumento, quindi è un punto che sicuramente non va tralasciato. Ultimo punto, punto 10, visto che abbiamo parlato di quanto sia importante avere custodie rigide nelle chitarre Gibson per preservarle durante i trasporti,
Possiamo invece dire che con le chitarre Fender è assolutamente sufficiente avere una buona custodia morbida, magari ben imbottita perché male non fa, proprio perché per come sono concepite, anche se le maltrattiamo un pochino, sono veramente veramente a basso rischio di danni. Quindi sicuramente diventano più facili da trasportare perché sappiamo bene che le custodie morbide sono più compatte delle custodie rigide, sono più leggere, costano meno. Insomma, è un punto che sicuramente va preso in considerazione perché possiamo risparmiare, stare sereni, perché comunque con una buona imbottitura densa preveniamo qualsiasi tipo di danno strutturale e anche estetico alla nostra chitarra. Ecco, questo primo video dedicato ai pro delle chitarre Fender è finito, spero che lo abbiate trovato interessante. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, insomma, questa lista vi sembra esaustiva, completa, c'è qualche punto che aggiungereste o qualche punto che magari togliereste perché vi sembra eccessivo? Sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate. Lasciatemi un like se vi è piaciuto questo contenuto, lo spero vivamente. E come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere aggiornati e vi ricordo sempre che nella descrizione del video ci sono tutti i link a argomenti, materiale di cui ho parlato e ovviamente a tutti i social dove potete venire a seguirmi. E con questo vi rimando al prossimo video dedicato ai 10 contro delle chitarre Fender. Ciao!